Si tratta del primo dipinto a olio di Turner esposto alla Royal Academy. È una scena al chiaro di luna nella tradizione e nel solco di altri artisti come Horace Vernet, Philippe de Loutebourg e Joseph Wright of Derby. Questi pittori furono in gran parte responsabili di alimentare la moda artistica del XVIII secolo che prediligeva i soggetti notturni, soggetti in cui viene messo in risalto il rapporto tra uomo e natura. Il senso del potere travolgente della natura è proprio un tema chiave del sublime, una categoria estetica che risale all'antichità classica ma che fu ripresa con il romanticismo. La potenza della luce lunare contrasta con la delicata vulnerabilità della lanterna tremolante del pescatore, enfatizzando la forza della natura sull'umanità e il destino dei pescatori in particolare. Le sagome frastagliate a sinistra sono le insidiose rocce chiamate gli aghi, al largo dell'isola di Wight, che si trova nella Manica tra Francia e Inghilterra. Turner insisterà particolarmente nel corso della sua vita sul rapporto tra uomo e natura, tecnologia e natura. Rappresentò spesso tempeste marine che travolgono vascelli e più in generale si concentrò sulle insidie del mare, come vediamo bene in quest'opera. Il cielo notturno è solcato da nuvole che in parte bloccano la luce riflessa della luna. Ci pare quasi di sentire lo sciabordio delle barche dei pescatori sospinte dalla corrente verso gli insidiosi faraglioni sullo sfondo. Il dipinto convinse i critici che accolsero favorevolmente il giovane Turner, siamo attorno al 1796. Lo possiamo capire bene da un commento di John William. Raccomandiamo questo dipinto, esposto nell'antisala, alla considerazione delle persone di giudizio. È trattato in maniera piuttosto nuova, nonostante il principio di questo trattamento sia corretto. Non esitiamo ad affermare che questo dipinto è una delle maggiori prove di una mente originale nella presente mostra di pittura. Le barche galleggiano e ondeggiano bene e il moto ondoso dell'acqua è di un'illusione mirabile. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!